Sa che le ho assordite. Ciao, ciao a tutti, eccoci di nuovo per il nostro tutorial natalizio e oggi faremo un centro tavola improvvisato, no, scherzo. Faremo un piccolo centro tavola per la nostra tavola natalizia oppure anche da posizionare sopra un mobile, quindi vi spiego subito quello che serve. Intanto saluto tutti quelli che si collegheranno, che si sono collegati e che stanno per collegarsi. Ci serve una base, io ho preso un vassoio di legno, quelli magari da cibo, da antipasto, una palla di polistirolo di medie grandezze, poi voi scegliete. Ho preso anche un cerchio delle tende, poi i fregi che poi potete scegliere, quelli che abbiamo, io li ho già colorati per velocizzare il tutto, il colore per colorare la palla e le varie cere. Allora iniziamo subito, perché poi in questo centro tavola voglio posizionarci questa candela, quindi la prima cosa comunque che vado a fare è di farmi il cerchio, mi appoggio qui così lavoro meglio, il cerchio per la mia candela e me lo vado a scavare con il taglierino. C'è qualcuno, Gloria? Sì. Stanno arrivando le nostre amiche? Sì. Qualcuna, magari oggi potrebbe essere che abbiamo anche qualcuna nuova, quindi io mi vado a fare l'incavo con un taglierino. Allora, c'è una signora che non mi ricordo come si chiama, che è della Puglia, che però scrive con il nome del marito, adesso non mi ricordo come si chiama, però ti saluta tanto, lì ci sono sempre per vedere cosa crei. Ciao! Non mi ricordo come si chiama. Lei ce lo può scrivere, la nostra fan. Vediamo se con le forbici riesco meglio. Sì, perché chiaramente la mia assistente, Cristina, mi ha dato il taglierino piccolo. Quindi non taglia. Ah no, è Leo. Allora, Leo Antonio Russo Di Matteo. Ah no, Leo, okay, no. Ok, allora non c'è un'altra signora che scrive sempre con l'account del marito. Che però è una Leo, lo conosciamo benissimo. Come va la nuova attività, Leo? Ecco. Quindi il buco lo sto facendo. Vediamo già se la nostra candelina potrebbe starci, poi dipende dalla candela che voi avete. Ecco, è arrivato il taglierino più grande. Vorrei solo farvi notare, è arrivato il taglierino più grande. Sai, non fatemi dire parole! Allora sto dando la cioè, vorrei capire secondo lei con cosa tagliamo. Praticamente faccio prima senza. Leo dice tutto bene, Frangi, non mi posso lamentare, io ti seguo lo stesso tanto. Grazie Leo. Quindi vado a fare il posto per la mia candela. Ecco, grazie, beh, direi un po' meglio. Voi sapete che io faccio sempre tutto in diretta, potevo prepararmelo prima questo buco. C'è Luana Consalvi, ti saluta. Ciao Luana! Vediamo se entra la candela. Quasi. Poi c'è Marilena Fidanzio, che ti ha bello. Ciao Marilena! Secondo me qualcuna oggi di nuova c'è. Allora vi è piaciuta la cloche con la natività finita, che poi ve l'ho pubblicata, che abbiamo fatto venerdì? Facendo un casino con c'è questo. Daniela Camilli. Ciao Dani! Ecco, direi di sì, che ci siamo, sì. Dice, ti guarda stasera che devo uscire. Ok, saluta tua mamma, un bacione.
Un bacione a tutte le mie amiche romane. Ok, diciamo che il buco è fatto e quindi questa parte è andata per la nostra candelina. C'è Gemma Rizzo, Ciao mi sa che comunque mi Gemma! sono connessa ora. Allì. Santina Vinci, ciao e complimenti. Ciao Santina, allora che cosa facciamo adesso? Cerco di togliermi tutto il polistirolo da addosso e andiamo a pitturare. Adesso andrò veloce perché sennò impieghiamo troppo tempo. Prendo il colore, quindi sapete che poi quando metto la velocità, velocità sia. E vado con il latte di luna a dare una pitturata al mio vassoio in modo che comunque se mi si vede lo vado a sciabbare per bene. Se sentite qualche rumore è perché abbiamo l'elettricista in corso, quindi noi anche con l'elettricista facciamo il nostro tutorial. Quindi andiamo in velocità. Ah, questo progetto verrà molto carino. Però devo sbrigarmi perché ho tantissime idee in corso per fare questo qui. Mentre l'altro giorno per la cloche ero un pochino più preparata. Oggi no. Oggi non sono molto preparata e quindi bisogna farlo adesso. Nel frattempo mi coloro anche la mia palla e così lui intanto un po' si asciuga. Poi vi faccio vedere che i fregi si piegano scaldandoli col forno. Farò anche un effetto, sicuramente mi viene da solo perché io andrò a asciugare la mia palla con il phon, ma se il phon lo avvicinate troppo sul polistirolo fa un effetto molto molto particolare, bellissimo. Li appoggio qua, tanto poi sotto non si vede, e la vado ad asciugare. Asciugo prima il fondo. Intanto che asciugo, se avete domande, fate pure, così non perdiamo tempo. Non ci sono domande. Per ora nulla. Faremo un centrotavola molto sciccoso, quindi sul loro, sul bianco, un po' elegantino, eh? O semplicemente una candela da appoggiare su un bel mobile, ciabatto oppure antico. Questo è andato. Angela Ausino dice se l'avvicini troppo si squaglia. Esatto, però se tu lo avvicini troppo fa un effetto che un po' il polistirolo si ritira e è molto bello, però dovete fare un po' di attenzione. Se fate velocemente non succede nulla. Ok, diciamo che è asciutta. Io adesso che cosa faccio? Voglio dargli un tocco di oro. Lo do sotto al tavolo o no? Ma forse è meglio. Prendo un cartone. Ok.
adesso lei la lasciamo un attimo lì. Poi, ah, guardate che bello che è venuto un po' sbrilluccicoso anche qui. Forse è meglio che colora anche questo, sì. Quindi adesso vado ad attaccare la mia base della palla. Ok, diciamo che ci siamo. Allora, adesso il passaggio successivo è questo. Mi prendo il mio centro, metto la colla a caldo, più o meno questo, poi mi prendo della spugna, avanzi di centrotavola vecchi o nuova. Angela Audino dice: mi piace troppo lo sfondo nataroso. Grazie. E vado ad attaccare. Ok, la base diciamo che è pronta. Adesso devo attaccare questo fregio qui e anche quest'altro. Questo non è finito, devo solo mettere. Allora, questo fregio è il numero che non mi ricordo e l'ho pitturato con il cenere di seta. Oggi non mi escono le parole. Sembra handicappata. Vabbè, l'ho colorato con il cenere di seta, ho messo la cera neutra, adesso sto mettendo la cera scura per invecchiare e poi ci spruzzo sempre un po' di oro. Tolgo con la mia pagliettina. Prendo il mio cartone. Questo tavolo, Gloria, è troppo grande. Ok, adesso lo lasciamo un attimino asciugare. Nel frattempo, in quest'altro, prima lo modello perché altrimenti non riesco a fare quello che devo fare. Questi fregi hanno la capacità di modellarsi, quindi basta scaldarli da dietro con il forno. Vedete come si ammorbidiscono? In velocità, velocemente, mettiamo il mille chiodi trasparente. Questo quando asciuga diventa bello trasparente, l'ho spalmato nel vostro fregio. E lo andiamo ad applicare alla nostra palla. Vediamo qual è la parte migliore, questa qui. Vedete che si modella? Lo tengo fermo per un minutino, l'ho messo dritto, sì. Anzi, nel frattempo che mi
che mi scaldo l'altro da mettere dietro, ci metto un pezzettino di scotch. Così mi rimane fermo, intanto lui fa presa. Ciao Manuela Porti. Ciao Ciao, Manu! ciao belli che mi sono persa. Oggi facciamo un centro tavola oppure da appoggiare sopra un mobile e porta candela anche. Devi procurarti una palla di polistirolo, un vassoietto di legno e un cerchio per le tende. Salutiamo il nostro elettricista. Saluta tutte le Ciao. nostre fan, fan inquadratura, Gloria. Avete visto anche l'elettricista giovane, voglio dire, non è che noi scegliamo micio micio bau bau, eh. C'è Fatia che ti saluta. Ciao Fatia dalla Tunisia, fa anche rima. Allora, poi metto sempre il mio mille chiodi. Dai, che ci siamo quasi, eh. Sì, impegnativo, però ci siamo, ci siamo. Manuela dice sì, avevo votato per vedere il tutorial. Accontentato. Accontentata. Ecco, ne mettiamo un'altra da questa parte. Aspettiamo un attimino. Adesso forse la candela che ho oggi non ci sta benissimo perché andrebbe oro. Magari la pitturiamo. Quelle per terra, vedi, ma queste le sono messe della dello scatolone. C'è una argento nuova, prendila che gli sparo un po' C'è di... Dori Retta che dice un caro saluto da Firenze, congratulazioni e Grazie! auguri. È vero, ma io non compio gli anni, ragazze. Per caso, ho solo all'anagrafe perché passa il tempo e non mi sento i miei 43 anni. Grazie, Cri. Ok, questo diciamo che sta facendo presa. C'è Simona Lincesso, ciao da Taranto, brave, buone feste. Grazie, allora questo intanto lo tolgo, poi voglio mettere qualche sprilluccico, tutto il danno, ho tutte le mani incollate, quindi metto un po' di colla a caldo qui. Tutto controllo, poi li recupero. Tolgo lo scotch di qua. Nel frattempo, certo, non è proprio. Non mi è venuta centrale. Mannaggia, la sposto, la sposto, la sposto. Amen. Le cose in diretta, è questo che succede. Allora, quindi questo diciamo che più o meno è centrale. Allora, la vado a posizionare qui. Leo dice, sono brillantini quelli franci che hai messo? Sì, sono brillantini un po' più Grandi. grandi. Poi vediamo se la nostra candela ci va. Perfetto. Forse devo togliere ancora un po'.
Perfetto. C'è Anna Allora. Candini. Ciao Dice Annina ciao da ragazze, wow, che Bergamo. bello questo tutorial, un bacione. Allora, adesso io non ho la candela oro, quindi faccio questo. Lavrò oro. Anzi, anche più bella perché oro che non è oro. Adesso un attimo la lasciamo ad asciugare qui sotto. Poi la posizioniamo perché lì intorno va messa della qualcosina. Poi, oggi non so dove mettere le cose. Allora, poi andiamo a posizionare un po' di nostra, quella che ho usato anche l'altro ieri, artificiale. Io credo che sta venendo abbastanza elegante, no? Sì. Poi in velocità, perché io non voglio tenervi più di 40 minuti. Se avete del pino vero o se non lo avete ve lo andate a rimediare, andiamo ad arricchire il nostro centro tavola mettendolo nella spugnetta che abbiamo inserito prima. Questo non è artificiale, ma è vero. Quindi poi lo andate a mettere nella vostra spugnetta. Facendo il dietro, eh. Poi arricchiremo con qualche fiocco dorato, qualche pignetta, questo non mi entra. Ecco. Facciamo il giro. Quindi fornitevi di oggetti anche che vengono dalla natura, ok? Poi magari possiamo mettere qualche foglia per dare un po' di colore verde diverso. Ho rovinato la candela col piede. Niente, facciamo così, voi non vedete nulla. È perfetta. Poi adesso andiamo ad arricchirlo con qualche pignettina e cosa dorata, qua e là. Abbiamo pignette piccoline.
secondo me, come tutte le cose natalizie che si rispettano, facciamo un bel fiocchetto con la nostra fiocchetteria. Tu che ne pensi, Gloria? Sì, direi di sì. La fiocchetteria sta qua. La fiocchetteria artigianale fatta da noi. E mettiamo, vediamo un po'. Un bel fiocco dorato. Forse questo è troppo largo. Mettiamo questo. Sì, mettiamo questo di tulle. Io quest'anno sono dorata, tutto dorato. Beh, ho fatto un bel disastro qui sopra, devo dire la verità. Quindi non lo voglio troppo grande, ma lo voglio doppio. Che paura! È crollato il nostro... Niente da fare, Gloria, per quello mi ha fatto distrarre, ricomincio. Mi sono impaurita. L'ho fatto un po' più grande e ecco qua. Un bel fioccone. Poi ci è rimasto di sistemare la candela. Fiocchetteria sotto, guardate che carino. Bello. Poi magari anche qui possiamo spezzare un po' d'oro. Come creare un centro tavola in 10 minuti. Ok, penso che ora di mettere la candela dovrebbe essere asciutta. Ora, siccome qui intorno non è molto rifinito, ci andiamo a mettere una passamaneria. Vediamo quella che è più... per farla un pochino più preziosa. Troppo scura questa, Gloria, secondo te? No, no. Oppure vediamo se ci mettiamo le palline. Ecco, bravo. Io e Gloria ormai siamo sulla stessa linea. Cosa male, ne può fare due file se ancora... cioè, comunque è abbastanza copre. No, mettiamo questo, ok. Sì. Facciamo più lungo. Ok, quindi fondamentale è la colla a caldo. Manuele Matti diceva cordoncino dorato, lo stesso, uguale. Questo è un cordoncino fatto con le palline. Esatto. Forse il fregio dovevo metterlo un po' più su, però... ah, si è nata un po' strigine. Però potremmo anche aggiungere, mi prudono le mani, vediamo.
no già ne puoi mettere un altro. Potremmo anche aggiungere una cosa del genere. Sì. O possiamo aggiungere un pizzo. Prove su prove. No. Oppure se facciamo una fila di queste, vediamo un po'. Che ne dici, Glo? Queste Sì. sì, raffinate. Sempre con la colla a caldo perché anche queste qui non è facilmente. Se no si staccano. Poi insomma sta a voi arricchirle il più possibile con tutte le cose che avete a casa. Io ho fatto sull'oro perché quest'anno noi abbiamo puntato tutto sull'oro. Tutto. Comunque abbiamo quasi finito. Oggi dai, non è difficile quello di oggi. È più di fantasia che di C'è difficoltà. Maria Rosaria Delia. Ciao, un bacione e un saluto veloce. Ciao Maria Rosaria, un bacione a te. Ecco. Ne saranno altre due. Allora, qui intorno secondo me è ancora un po' povero, quindi io aggiungo altre due paredine. Cose dorate, dove siete? Faccio l'ultima cosa che mi piace, dove stanno i brillantini dorati, eccoli, vorrei aggiungere qui. Non so se sto facendo una cagata. E voilà, il nostro centro tavola è pronto. Vi piace? Aspetta, che vengono. Vendi per 100. Vedi, cioè, Gloria, abbiamo finito, quindi Sì. Ferma, siamo. eh? Ok. Emanuela dice sì, le piace. Quindi, ricapitolando, prendetevi un vassoietto di quelli di legno, e una palla di polistirolo, una candela, due fregi, pino, spugna. Colore chiaro, colla a caldo, brillantini, pigne, foglie e quant'altro. E questo è il tutorial di oggi. E spero vi sia piaciuto. Ci rivediamo venerdì e venerdì non so che cosa faremo. Probabilmente faremo un fuori porta oppure ditemelo voi.
Ah no, no, è vero, già, no, c'è il progetto fatto. Faremo un segnaposto. Esatto, brava Gloria che me l'ha ricordato, la mia super assistente. E quindi ci vediamo sempre venerdì alle ore 17. E siccome vi chiedo una cortesia, siccome Facebook sta aggiornando il sistema in tutta Italia, quindi probabilmente non a tutti compare. Ora, per poter guardare proprio ed essere avvisati quando abbiamo il tutorial o tutte le foto che io pubblico e quindi per ricevere la notifica, non basta mettere il mi piace sulla pagina, ma dovete mettere segui. Se mettete segui significa che voi siete veramente, realmente interessati alla mia pagina e vi arrivano le notifiche. Mentre se voi non interagite con la mia pagina per 3 volte, cioè per 3 settimane, Facebook capisce che non vi interessa e vi toglie. Quindi questo ve lo do come consiglio. Uno, perché sta aggiornando i sistemi in tutta Italia e quindi dà meno visibilità a tutti. Se volete seguirci, mettete su segui e così non avete nessun problema. Spero che il tutorial di oggi vi sia piaciuto, che sia stato interessante, che vi sia stato utile e come sempre dalla nostra bottega è tutto e ci vediamo venerdì. Ciao 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 ciao!